Come collegare il decoder SkyQ Internet alla rete di casa o all'hotspot con il telefono? E ciao a tutti, belle ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial. Io sono Domi PC. Oggi siamo qui per farvi vedere come collegare il nostro telefono o il nostro modem al nostro decoder per dare internet in modo che così potete usufruire dei contenuti. Beh, è facilissimo. Ci sono tre modi per dare rete al nostro decoder: o tramite telefonino, o tramite modem, o grazie al cavo di rete che io ho anche una dorsale. Allora, iniziamo col primo metodo. Andiamo su nostro menu, andiamo su impostazioni. Col telecomando, i tasti che noi utilizziamo sono il tasto OK, freccia destra, sinistra, sotto, sopra, tasto freccia per tornare indietro e volume. Ok, andiamo su impostazioni. Ok? Andiamo con la freccia verso destra, configura. Perfetto. Qua c'ho i menu che vi ho detto poco fa. Ora prendiamo il nostro telefonino. Accendiamo la nostra rete dati. Ok? Se supera i 10 Mbps, possiamo dare servizio internet al nostro decoder. Come fare a sapere questo? Fate lo speed test sul telefono. Poi, naturalmente, se vivete in una grande città lo potete fare. Andate sul router wifi, tenete cliccato per un secondo e troverete la password dove c'è scritto password, non vi potete sbagliare. Se la volete cambiare, fate configura e riscrivete una più facile. Tornate indietro e andiamo su connetting wifi inserendo password. Facciamo ok. Ora sta cercando la rete del nostro telefono. Hotspot, router wifi, come meglio c'è scritto su lì. Ecco, Galaxy A51. Premiamo ok, mettiamo la password. Ecco qua, inserire la password, andiamo su conferma, facciamo ok. Lasciamogli brevemente un po' di tempo per la connessione ed ecco qua, la connessione è venuta con successo. Seconda opzione, andiamo a vedere come collegare in wifi il nostro decoder al nostro modem se non abbiamo un cavo di rete. Ok, facciamo già ripristina, ripristiniamo appunto la rete. Andate sul vostro modem, i Fritzbox dovete premere il tasto VPS per un secondo, i modem TIM per 4 secondi. Ok, facciamo conferma, andiamo su connetting wifi senza inserire la password con il tasto VPS, facciamo ricerca e andate, premete per tot di secondi sul tasto VPS del vostro modem. Ecco qua, connesso col Fritzbox, perfetto. Terza opzione è prendere semplicemente il cavo di rete, collegarlo dal modem di casa nostra al decoder. Ecco qua. Connessione Ethernet già connessa. Cari amici, se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Dubbi, domande, scrivetemi sotto ai commenti che vi risponderò presto. Ciao!